complessivamente è una stagione che ritengo positiva. Ovviamente ci sono sempre dei punti di miglioramento e oggi siamo appunto qua da Y Scout per cercare degli ulteriori strumenti attraverso i quali far crescere i nostri ragazzi. L'arbitro è una componente del gioco. Come un calciatore sbaglia un calcio di rigore, che potrebbe essere uno dei gesti tecnici più semplici, e anche l'arbitro può sbagliare una decisione in campo. Effettivamente non sempre facciamo bene, ma non diciamo che facciamo sempre così male, non può essere sempre solo colpa dell'arbitro. Comunque ci sono sempre dei grandi margini di miglioramento, perché soprattutto parliamo di ragazzi molto giovani. Beh, quest'anno a fine stagione tre dei fischietti liguri che hanno diretto l'eccellenza transiteranno a livello nazionale per iniziare una carriera nel mondo professionistico. Forse tra qualche anno qualcuno di loro lo vedremo sui campi di Serie A. Non è semplice arbitrare a livello dilettantistico, lo è ancora di meno a livello professionistico. Comunque Davide Gersini è un ottimo arbitro e noi tutti siamo sicuri che avrà davanti a sé una grandissima carriera. Papa Resta adesso, diciamo che è passato dall'altra parte della barricata e giustamente fa il suo ruolo. I corsi inizieranno poi a settembre dell'anno prossimo, mentre la nostra attività inizierà verso fine agosto con i test atletici per tutti gli arbitri impegnati nella Coppa Italia e poi a settembre avremo il nostro raduno regionale. Spesso mi sono trovato a confrontarmi con gli addetti ai lavori e gli allenatori consigliando questo aspetto formativo educativo, perché facendo arbitrare il ragazzo, il bambino, gli si insegna anche la difficoltà del ruolo e quindi gli dà una crescita sia tecnica che di maturazione complessiva.